Here we go, at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor, ayy. On a roll, here we go, here we go. Yeah, we winning by a landslide. Never see me coming on my landmine. Yeah, I ain't taking orders in command. Fallo ancora. Altra opzione. Porta centrale. Siamo, vabbè, con Dunco, vado da Dima, ovviamente l'attaccante e anche i due esterni, faccio finta di andare e vengo incontro, raga, Facciamo questo movimento sempre. Siamo Dima, ho il movimento, scusami Dima. Vai, vieni incontro, gioco, scarichi con l'esterno, cioè scarichi all'esterno, ora taglia, fai il taglio. Taglio, taglio, posso andare in bandierina quasi. Lui te la gioca, Dima taglia sul primo, tu vai e vai sul secondo. Ok? Io ti do. Tu la prendi e la butti in mezzo poi. Se è vero che si impara di più dalla sconfitta che dalla vittoria, nel girone d'andata abbiamo di sicuro imparato molto. Ora dobbiamo guardare a ciò che rimane e non a ciò che è perso. Dobbiamo ripartire dall'ultima buona prestazione e dalle nostre consapevolezze. La classifica non è facile. Il Germignaga, che era dietro di noi per i punti di penalizzazione, continua a vincere e ci ha appena superato. Intanto il Brinzio ha macinato 4 vittorie di fila, agganciando incredibilmente il terzo posto. Ripartire con il piede giusto è fondamentale per non perdere il treno salvezza. Per l'Aurora inizia adesso un nuovo campionato. Intanto Kuzma, che aveva rotto il tendine d'Achille a inizio stagione, ha bruciato le tappe ed è già tornato ad allenarsi in gruppo. 31 ottobre operato e qua sono oggi così. Minchia, 6-7 mesi mi hanno detto. Io pensavo solo correre, roba, invece no. Ma no, quello sono già andato a correre per cazzi miei. Perché che fiare, che cervello. Nel giorno di andata abbiamo creato delle basi, soprattutto nelle ultime partite. L'ultima partita con Luggiona penso sia stata una delle migliori giocate nonostante il risultato. Loro un'ottima squadra, ma noi ci siamo difesi molto bene. Perso 2-0 contro la prima in classifica ci può stare, si è visto carattere in più dei ragazzi, più concentrazione, abbiamo dimostrato che comunque in casa nostra riusciamo a giocare meglio che in trasferta, molto probabilmente perché conosciamo il campo e riusciamo ad adattarci meglio. Qual è la strada che abbiamo intrapreso e dobbiamo continuare a seguire per cercare di svoltare questa stagione difficile. Col confronto che abbiamo avuto negli spogliatoi ha fatto bene. Ci siamo compattati, stiamo andando tutti nella stessa direzione e mi aspetto che riusciremo a dare continuità alla buona prestazione già fatta con Loggione in casa. Siamo più consapevoli, più forti mentalmente. Speriamo di che i risultati si iniziano a vedere, anche perché ce lo meritiamo. Tutti noi siamo dispiaciuti per come è andata la prima parte, quindi qualche risultato positivo in più ci vuole, ce lo meritiamo e dobbiamo andarlo a prendere, perché le partite sono tutte abbordabili, tutte fattibili, a parte forse due o tre squadre che sono ovviamente superiori. L'Aurora inizia il suo girone di ritorno in casa contro il Brinzio, vedano forte di un'ottima prestazione contro Loggiona, primo in classifica. Oggi, oltre alla prestazione, cerca però anche i punti. All'andata fu battaglia alla pari, il vedano sprecò tante occasioni, perse 3-1. Nonostante loro siano terzi e quindi non si può parlare di scontro diretto, sappiamo che è un avversario alla portata. Siamo carichi e quindi daremo tutto per cercare di portare a casa i 3 punti. I ragazzi sono concentrati e dobbiamo dare il massimo. Il nostro campionato, il girone di ritorno, ci apprestiamo ad affrontare Vedano.
sconfitta l'andata con non poca fatica, un avversario ostico che oggi sicuramente ci darà filo da torcere, e noi vogliamo continuare il nostro trend positivo di 4 vittorie consecutive. Sono tornato in fretta, ringrazio veramente tanto lo staff medico che mi ha risanato in 2 giorni con tecaterapie, pressoterapie, massaggistica varia. La partita d'andata è stata secondo me equilibrata, quindi diciamo che mi aspetto che sul nostro campo, in casa, possiamo avere un vantaggio, nel senso che è un campo sicuramente più regolare rispetto a loro, dove si riesce a giocare di più palla a terra, e quindi dove secondo me possiamo metterli in difficoltà. Spero che il mister mi dia la possibilità comunque di esprimermi oggi, e speriamo di fare un buon risultato. Io non ci sarò perché sarò indisponibile, però faccio ovviamente il tifo per i miei compagni da lontano e chiederò aggiornamenti minuto per minuto. Il Brinzio è squadra fisica, brava a ripartire. Arriva da 4 vittorie consecutive che gli hanno permesso un gran balzo in classifica. Complice il pareggio tra Oggiona e Real Camarchetta. Se il Brinzio vince, va secondo. Per il Vedano, confermata la formazione iniziale di settimana scorsa. Dai, buono, campo giusto. Non c'è quello. Ehi, raga! Ehi, raga! Era giusto, raga! 7, raga! Mi ha lasciato da solo. Uomo, uomo! Calma, occhio! Qui, Anto, corsi su qua, forza, corsi ragazzi, su qua! Dai subito in partita! Massimo, calmo, calmo. Dai, cambia tutto! Mario! Arma, vai! Troppi su, Bianchi cerca il passaggio dentro, intercettato però. Riparte allora il Brinzio. Vedano messo malissimo. Palla crossata in mezzo, è molto bravo Primiceri. Raga, più concentrati, stiamo concedendo troppo. No, Sava, non andare te. Ora non... Giola. Bravo. Bravo. Calmo. Vai Anto. Stai calmo. Bianchi la prova da fuori. Bene, tiro. Va bene, dai, sistemiamoci. Subito qua, Sì, fuori. Allontana Primiceri, non aggancia Mariani, insiste il Brinzio. Giocata centrale, tiro lontano dalla porta. 1,50€. La stanno pagando, direttore? La stanno pagando? Gli diamo la giacca. Solo, Segalini per Greco, se la allunga, riparte allora il Brinzio. Segalini decide di appoggiarla dietro per Colombo, rinvio addosso all'attaccante, attenzione, brivido qui,
stava per complicarsi al solito la vita all'Aurora. Che dolore. Sisama! Buono il cambio gioco, anche il controllo orientato resiste alla carica. Palla dentro, il 7 vuole calciare, solo esterno della rete. Bravo, bravo, bravo. Provala anche. Ora, provala anche, lo spazio, giù c'è il tiro. Tienilo 4, Siamo a pronto uscire. Oh, raga, su 4! E uno lì alto! Ste, pronto su 9, ste! Vai, raga, andiamo, uomo, vieni da ora! Che sopra, sopra! Bella! E ora vai! Siamo dentro te! Bravo! Solo! Mariani intercetta bene! Antonazzi! La porta entra in area! Antonazzi anticipato dall'uscita del portiere! Bravo, Gabri! Non tira mai, cazzo! È giusto, ma... Buono il controllo, va a giro. Bel tiro di Bianchi, alto. Tanto non c'è nessuno. Pronto a calciare Greco. Tiro cross. Proprio un tiro, alto anche questo però. Bravi ragazzi, dai. Forza Aurora, dai. Ora sei pronto, ora. Ma che cazzo? Era anche buono che la passavi ora e ora calciava, eh! Occhio qua fuori, Sama, eh! Vai, calma, solo, calma! Dammi la basso, bravo! Allargati di qua! Vieni ora, ora, ora! Spizzola! Bravo! Bravo, ora! Bella. Greco rimette per Antonazzi, palla ributtata, si coordina per il destro, resta in area e allora ancora Antonazzi, Antonazzi messo giù, calcio di rigore. Non ha dubbi l'arbitro, rigore per l'Aurora. Tua Sama! Sama! Mario! Convinto, Arbitro! Lui l'ha conquistato, lui prova a trasformarlo. Va Antonazzi! L'Aurora è in vantaggio! Assapora questa gioia, vantaggio del Vedano! Sono più convinti, eh! Attaccati raga! Come Mario? Vai tu! Diventa solo tu! Forza! Cross allontanato. Primiceri, pazza idea, altissimo. C'è il gioco. Vieni, Rami! Che lavoro, siamo. Oh, raga! Partita perfetta. Oh, loro hanno creato poco occasioni pericolose. Mi sembra, cioè, io non vedo, so che loro sono pronti a giocarla lunga. Noi siamo, per la prima volta riusciamo anche a ripartire, direi, discretamente bene. Siamo un ottimo lavoro, che copertura, ti giri bene. Uno e uno due. Usate di più anche a puntare l'uno contro uno, che si deve... Ce l'avete oggi, eh? Ce l'avete. Raga, se riusciamo, quando siamo a fare quel lavoro lì, di coprire palla, diamoli subito, diamo subito, dai, la copertura. Ognuno suo e non ci stacchiamo neanche a morire. Stronzo che mi ha alitato sopra la camera.
sta bene, almeno fai qualcosa. Devo continuare così il movimento. Il passo fondamentale è, se te vuoi due, tu stai sul 9 e si alza sull'altro. Non cadiamo nelle provocazioni. E tu rimani, sì, appunto, soprattutto questo, che sa, ma tu rimani di là e si alza qualcuno. Perché allora ci porta fortuna, ci così fai un chilometro di meno. Non incolliamo la macchina. Qualsiasi cosa succede, zitto. Sì, raga, oh, stiamo vincendo. Prima volta che riusciamo ad andare in vantaggio, gestiamo il cervello. Solo questo. Rischiamo il cervello. Ok, Roby? Tanta corsa. E se ce l'hanno, si riparte. È entrato Frigeri per Mariani, che è rimasto dolorante per una botta al ginocchio. Raga! Lascialo ora! Lascialo salire ora! Prima che te la fischia. E tu? Calma, calma! Esci, esci Teo, esci Teo! Bravo! Calma, ripartiamo! Bello! Facci Roby! Bravo Roby! Fallo, fallo, fallo! Piedi a terra, Ste! Facci ora! Accompagnalo fuori! Ma spingono così, bravi, bravi raga, bravi, bravi! Arriva adesso il cross, bravo a coprire qui proprio Frigeri. Frigeri spazza per Segalini, che è a campo. Prova ad andare. Ancora lui, ha visto Greco. Va per la porta, risposta dai, del portiere. Raga, torna ora, torna! Sempre Segalini, la porta è allarga di nuovo per Greco. Vuole calciare, occhio qui, chiedono un tocco di mano. Ma che non esiste più sta regola che si può aprire? Calmo, uomo! Uomo ste! Bravo! Bene, ora, ora solo! Uomo Sama 2 neanche. No, vale. Ma se non poggio col petto, figa! Calma, Teo! Teo, Teo! Può parlare il 21, dire? Vai su Sama, vai su Sama! Abbiamo già il cartellino giallo. Rimessa per il Brinzio. Bianchi però fa fallo. Attenzione. Era diffidato, prende giallo, salterà il Monvalle. Barriera. Sul rimpallo riesce a ripartire bene Greco. Ancora Greco. Vuole andare da solo. Greco, Greco in area. Greco prende calcio d'angolo. Calcio d'angolo basso con i piedi il portiere del Brinzio. Cerca spazio per il tiro, poi trasmette. Rimpallo, conclusione. Occhio raga, Roby! Vieni tu, Va bene, andiamo, fa niente, ma tutto male! Vieni Gabri, vieni! Roby! Arriva! Entra. Pronto a calciare, palla dentro Antonazzi, tutto solo! Non riesce a colpire! Raga! Ah, figa! Presa, presa, calma, siamo in tre! Oh, ora! Calma, 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 dai, 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 va bene, ora! Vieni in faccia! Segalini la perde qui. Attenzione al Brinzio, grande scivolata di Frigeri. Cazzo! Calma, calma! Antonazzi. Ancora per Segalini. Vacci dentro, Roby, vacci dentro! Vuole andare? Ma con fallo questo giallo però,
Guida, guida. Sì, lo so. Fai fallo, Salma, fai fallo. Via, 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 via. Bravo Sama! Non si può! Cazzo! Il tuo lavoro devi fare! Va verso la porta, è uno schema, quello del Brizio, diagonale allontanato! Tiro alto! Dai, dai, dai! Dire! Cambio! Vieni ora! È tanta corsa, Solo fase difensiva mi interessa oggi, Vai, portiamoli a casa, Portiamoli a casa! Quanto vuoi? 5. Dai, raga, dai! Dai! Calcio d'angolo! Con Bianchi che era tutto solo, la prende male. Insiste il Brinzio che vuole il pareggio. Cross che arriva dall'altra parte. Destro, Colombo c'è! Esci, 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 esci! Largo! Calma, sistemiamoci! Pallone a cercare Tonno Randazzo. Dalle Ave, ancora per Tonno, si coordina! Botta violenta, alta di poco, gran conclusione! La parata, il portiere del Brinzio. Palla dentro. Colombo esce. Occhio perché il pallone resta lì. Brivido. Allontana l'Aurora, si salva. Destro, alto. Lontano dalle preoccupazioni di Colombo. Chi sei, Colo? Ecco chi è. Colombo è suo. Di Robi che è tua. No! Tutte chi? Oh, ha fallito lui! Dai, dire! La palla, raga! Stai da sé, larga, tra l'altro! Arbitro, ma avanti 17! Oh! Ma che gioco stai facendo? Mica calcio, Ma cosa calcio? Cos'è? Si mette? Ma non è calcio! Ma non è calcio! Ma non è calcio! Ma non è calcio! Ma che cazzo è? Dai! Si accende la rissa, Baffi lo sostituisce, nervoso Frigeri. Dai, stiamo vincendo, di prendere queste cagate. Cazzo, stiamo vincendo, porca troia. Andiamo a perdere queste cagate, dai figa. Siamo la testa. Prova a proteggere qui la rimessa. È finita, è tutto vero. L'Aurora batte il Brinzio 1-0, vittoria che potrebbe significare una svolta nella stagione. Vedano che conferma quanto di buono si era visto con Loggiona. Trova tre punti fondamentali per la salvezza. Le prossime gare saranno determinanti per le sorti del campionato. Però questo risultato dà sicuramente morale e fa capire quanto la squadra intrapresa sia finalmente quella giusta. Oggi via Mariani per infortunio al ginocchio, ginocchio gonfio per lui. Si saprà la diagnosi nei prossimi giorni. Si spera che non sia nulla di grave. Che poterti alla testa. Ho 95 anni a questo punto, però. Andiamo. Ho 95 anni.
Cari, fate soffrire prima. Ah, quindi se qualcuno può si trova la sua parte. Ah, tre punti non sono tavolino. No, ma sai cos'è? Bravo, Ravi! Non abbiamo mai vissuto. Che pazienza, Ravi! Non sappiamo che cosa bisogna fare. Non sappiamo cosa dire. C'è un po' di imbarazzo. C'è un po' di imbarazzo che non so cosa fare. Gli sembrava ammazzare in mezzo. Dobbiamo litigare per noi, volevamo litigare comunque. Sono partiti molto agguerriti, con la consapevolezza della scorsa settimana in cui hanno cercato di mettere in campo, diciamo, più aggressività, più spirito di squadra, e oggi ci sono riusciti. Dovevano resistere e non prendere il gol come generalmente lo prendiamo nei primi minuti. Poi, una volta che la partita si è incanalata sul binario giusto, siamo riusciti a farcela. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente, un'emozione. Ne è valsa la pena tutti gli allenamenti, la fatica, il freddo. Non siamo mai arrivati a perdere la speranza e questo finalmente si è visto. Siamo riusciti ad andare in campo come una squadra, uniti ancora una volta con la speranza, e finalmente siamo riusciti a dimostrare tutto il lavoro che c'è stato dietro. Quindi bravissimi, adesso andiamo avanti così, non perdiamo questa energia perché è proprio la forza del Vedano. Avanti fino alla fine. Niente, ci abbiamo riprovato ancora e come sempre è andata male. Col cazzo! Dai, serio, porca troia! Mi serve una cosa seria, quello poi dopo. Oggi abbiamo giocato con tutto il cuore che avevamo. Magari non siamo stati più precisi, più puliti, però abbiamo ottenuto il risultato di portare a casa i tre punti. Sì, all'inizio abbiamo giocato di più palla terra, ci cercavamo di più. Ovvio, nel secondo tempo ci siamo cagati addosso perché non sappiamo neanche cosa vuol dire vincere, e quindi ogni palla che arrivava al limite dell'area nostra spazzavamo su come se non ci fosse un domani. Oltretutto il Brinzio veniva da 4 vittorie consecutive, quindi era in grande forma sia fisica che mentale, e quindi è un risultato importantissimo. Sono dispiaciuto ovviamente che non ho potuto essere fisicamente lì, perché avrei voluto condividere la gioia di questa vittoria con i miei compagni, visto che ce la siamo sudata per tanto tanto tempo. Però adesso è importante ovviamente vincere ancora, invertire il trend per poterci andare a giocare perlomeno i play-out.